Buongiorno, in questa lezione cominceremo ad affrontare la termodinamica, ossia lo studio dei processi che trasformano il calore in lavoro. In questa lezione, in particolare, affronteremo il principio zero della termodinamica, il primo principio della termodinamica e poi effettueremo un piccolo approfondimento sul concetto di energia interna. Prima di cominciare però è opportuno precisare alcuni concetti fondamentali riguardanti le idee di calore e temperatura. Con l'esperimento che abbiamo svolto in laboratorio qualche settimana fa, abbiamo dimostrato che il calore è una forma di energia, più precisamente è energia in transito, ossia che passa da un corpo ad un altro. Questa energia può passare da un corpo ad un altro per attrito, come abbiamo fatto noi, ma anche perché c'è una differenza di temperatura. In effetti, la differenza di temperatura non basta. Occorre anche che i corpi siano in contatto termico, il che non significa contatto fisico, ma semplicemente che il calore può fluire da un corpo all'altro. Oggi sappiamo che la trasmissione del calore può avvenire per conduzione, convezione ed irraggiamento, ma di questo ci siamo già occupati prima. Una delle più importanti leggi cui obbedisce un sistema termodinamico è il cosiddetto principio zero. Il nome, alquanto singolare, riflette non solo la sua importanza, ma anche il fatto che è stato riconosciuto come principio fondamentale solo dopo che gli altri tre, che vedremo più avanti, sono stati formulati. Il principio zero della termodinamica è illustrato in questi disegni e sta a significare che se tra due corpi non fluisce calore, significa che essi sono in equilibrio termico. Quindi, se il corpo B viene posto in contatto con un terzo corpo C e di nuovo non fluisce calore fra due oggetti, allora anche C è in equilibrio con B. Quindi, se A e C verranno posti in contatto tra loro, si osserverà che fra essi non fluirà calore, perciò anche essi sono in equilibrio termico. In pratica, il principio zero afferma che il motore di tutti i processi di scambio è un differenziale di temperatura, o come si dice in linguaggio matematico, un gradiente di temperatura. Quindi, se manca questo gradiente, se non c'è differenza di temperatura, allora non c'è flusso di calore. Esattamente come, in assenza di un dislivello, non c'è movimento, per esempio, di acqua. O, in assenza di un gradiente di pressione atmosferica, non c'è vento. Passiamo ora ad illustrare il primo principio della termodinamica. Riprendiamo la nostra definizione di sistema termodinamico e ricordiamo che esso, un sistema termodinamico, può scambiare con l'ambiente sia calore sia lavoro. Abbiamo detto che un sistema termodinamico è una porzione del mondo oggetto del nostro studio, circondata da ciò che abbiamo chiamato ambiente, cioè tutto ciò che lo circonda. Lo stato del sistema è definito normalmente, vedremo per un gas, da tre parametri, P, V e T. Quindi, sistema ambiente possono interagire come scambiando calore, che può entrare o uscire dal sistema, oppure scambiare lavoro. Quindi il lavoro può entrare o uscire dal sistema. Il primo principio non è altro che l'estensione del principio di conservazione dell'energia. Il calore trasmesso o il lavoro compiuto o assorbito dal sistema vanno ad aggiungersi o sottrarsi all'energia che il sistema contiene, la cosiddetta energia interna. Per un gas ideale, come quelli che abbiamo studiato finora, l'energia interna è solo cinetica ed è data, come abbiamo visto, dall'espressione E uguale L mezzi N, costante di Boltzmann per temperatura, dove N è il numero di molecole contenute nel sistema, L è il numero di gradi di libertà e T è la temperatura del sistema. Per un sistema reale o comunque più complesso, l'energia interna dipenderà sicuramente da altri parametri più complessi, ma ciò non toglie in generalità al discorso. Calore e lavoro sono
sono diversi modi di scambiare energia tra il sistema e l'ambiente. L'energia interna è quindi il contenuto del nostro serbatoio. Il livello del nostro serbatoio varierà a seconda degli scambi con l'esterno. Dobbiamo, attenzione, adottare convenzioni arbitrarie sul segno di questi scambi. Per noi il calore è positivo quando entra nel sistema e quindi rappresenta un guadagno per il serbatoio e va ad aumentare l'energia interna. È invece negativo quando esce dal sistema e va quindi a diminuire l'energia interna. Quindi per ora possiamo scrivere che delta E, cioè la variazione, l'incremento di energia interna, è uguale numericamente al calore scambiato tra sistema e ambiente. Ma il sistema può scambiare anche lavoro. Allora, lo scopo di una macchina termica è, vedremo più avanti, compiere un lavoro. Quindi assumeremo come positivo il lavoro compiuto dal sistema sull'ambiente. Ma ciò porta ad una uscita di energia, quindi l'energia interna diminuirà. Quando invece il lavoro viene compiuto sul sistema, allora il sistema subisce quindi un lavoro e l'energia entra, quindi il livello di energia interna aumenta. Per noi ciò è negativo, perché non è il nostro obiettivo, non perché ci sia qualcosa di male. In definitiva, quindi potremmo scrivere delta E, cioè l'incremento di energia, è meno W, quindi l'opposto del lavoro. Mettendo insieme le considerazioni precedenti, possiamo quindi enunciare il primo principio della termodinamica. La variazione di energia interna tra un sistema, la variazione di energia interna di un sistema è data dalla somma del calore e del lavoro scambiati tra sistema ed ambiente. Con le convenzioni di segno che abbiamo visto prima, possiamo scrivere delta E, quindi l'incremento di energia interna, è uguale a Q, quantità di calore, meno W. Per comprendere la generalità del discorso, proviamo ad immaginare che cosa significhi questo principio per un sistema biologico come il corpo umano. Per compiere un lavoro, come può essere sollevare un peso, oppure metterci in movimento, o anche solo vivere, abbiamo bisogno di consumare energia che abbiamo al nostro interno. Se invece immettiamo energia dall'esterno mangiando, allora andiamo ad incrementare l'energia interna. Il risultato finale del nostro stato fisico dipenderà dall'equilibrio tra quindi l'energia che abbiamo inserito all'interno, quella che prima abbiamo chiamato scambi di calore, e il lavoro che abbiamo compiuto. Quindi potremo di volta in volta avere una prevalenza del calore, quindi un aumento eccessivo di energia interna, o viceversa, avere un aumento del lavoro e quindi una diminuzione dell'energia interna. Per i fan dei Simpson, ovviamente, c'è il trucco. Allora, il sistema termodinamico schematico più semplice è il seguente. Abbiamo un gas ideale contenuto all'interno di un cilindro. Il cilindro è dotato di un pistone mobile. In questo modo, attraverso il pistone mobile, il sistema può scambiare lavoro. Ricordiamo che per avere un lavoro occorre non solo una forza, ma anche uno spostamento, quindi la possibilità di avere movimento. Dopodiché, il sistema può scambiare anche calore attraverso il contatto con una cosiddetta sorgente di calore. Una sorgente di calore non è altro che un corpo in grado di fornire tutto il calore di cui abbiamo bisogno, piuttosto che di assorbirlo, senza variare la propria temperatura, come per esempio una gran quantità di acqua. Allora, dalla teoria cinetica sappiamo che possiamo considerare l'energia interna di un gas ideale come energia cinetica, esclusivamente cinetica. Difatti abbiamo trascurato l'energia potenziale gravitazionale ed ogni forma di interazione tra le molecole. Ciò significa che essa vale esattamente quello che abbiamo scritto, cioè K, l'energia cinetica, è l'energia interna, L mezzi, N, costante di Boltzmann per temperatura. Ma allora il suo valore assoluto dipende solo ed esclusivamente dalla temperatura, non dipende da tutto ciò che è accaduto al gas prima, né da cosa accadrà dopo, solo dalla temperatura che ha in quel momento.
Quindi se un gas, dopo un po' di trasformazioni, ritorna nello stato iniziale, come in un ciclo termodinamico, la sua energia interna non è cambiata. Perché, dipendendo solo dalla temperatura, se torniamo per esempio nello stato A, qui descritto, la temperatura del punto A è la stessa di prima e quindi l'energia interna sarà uguale a prima. Questo vuol dire che l'energia interna è una funzione di stato, ossia qualcosa che non dipende dal percorso effettuato per arrivare a quelle condizioni. Abbiamo già conosciuto diverse funzioni di stato, tipo l'energia potenziale. Per questo motivo, l'energia interna viene spesso indicata con la lettera U, convenzione che adotteremo da adesso in avanti per tutti i sistemi, anche se non sono semplici come gas ideali. Rienunciamo dunque in questa forma il primo principio. Delta U uguale Q meno W.